Qual è il suo giudizio sui primi provvedimenti adottati dal governo Meloni? Ma per ora sono stati passi molto incerti, si è fatta la guerra alle ONG per poi retrocedere, perché poi di fatto sono stati sbarcati tutti, i comandanti delle navi hanno seguito il diritto internazionale più che i decreti di Piantedosi, sul rave party c'è stata una marcia indietro, sul contante c'è stata una marcia indietro, il governo nel documento di economia e finanza non ha detto nulla di quello che intende fare, ha semplicemente confermato il lavoro già del governo precedente, di cui vorrei ricordare era il principale oppositore, la Presidente del Consiglio, quindi direi che ancora dei passi veri non li abbiamo visti sulle cose serie, e i passi sulle cose diciamo meno importanti sono stati molto molto incerti. Lei diceva quello che si è fatto in continuità con il governo Draghi, anche in politica estera c'è una sorta di continuità, condivide? Non del tutto, perché appunto si è già riusciti a isolare l'Italia nel panorama europeo con questa muscolarità sui migranti inutile, ci si occupa del 10% degli sbarchi, quelli sostanzialmente che arrivano sulle navi, mentre si ignorano il 90% degli sbarchi che avvengono spontaneamente, quindi è un'opera di distrazione di massa, quest'opera di propaganda sulle ONG. E però quest'opera ha contribuito a isolare il governo in Europa, abbiamo già avuto problemi, penso che ne avremo di maggiori quando affronteremo i temi economici e il governo non avrà idee, non avrà la capacità, credo purtroppo, di prendere i provvedimenti giusti per il paese, ma li aspettiamo prima di giudicare. Sul piano economico la crisi è molto grave, drammatica per le famiglie, qual è la proposta del PD e invece come giudica quello che ha fatto e ha messo in campo finora il governo? Il governo ha annunciato che aumenterà la flat tax, che si è dimostrata invece capace solo di aumentare l'elusione fiscale. Noi crediamo che invece bisogna abbassare le tasse sul lavoro, mettere più soldi in tasca ai lavoratori dipendenti, perché l'inflazione è una tassa sui lavoratori dipendenti, in particolar modo sui redditi medio-bassi, e quindi, come abbiamo sempre detto e anche sempre fatto, la prima priorità è abbassare le tasse sul lavoro.